Allora, siamo di nuovo in diretta e siamo stavolta in collegamento telefonico con l'ex assessore del comune di Viareggio, Glauco Dalpino. Almeno spero di essere in collegamento. Mi sente Dalpino? Pronto? C'è qualcosa? Pronto, mi sente? Ecco, mi sente Dalpino, bene. Siamo in collegamento, siamo in diretta e quindi ha chiesto di intervenire e noi la ascoltiamo volentieri, prego. No, intanto saluto Giuseppe Dasi, Simone Traina che conosco e la signora che non ho avuto ancora il piacere di conoscere. Intanto e Rossella Martina che invece conosco bene, anzi penso che quello che dirò potrà confermarlo anche lei. Mi dispiace aver sentito dire che io non avrei ricevuto qualcuno, perché su questo tutti sanno che io in comune c'ero tutti i giorni e ho sempre ricevuto chi ha voluto parlare con me. Magari c'era una settimana da attendere o 10 giorni, ma sono sempre intervenuto, quindi questo mi dispiace per correttezza. Sul discorso delle scuole la faccenda è molto lunga e complicata, se io penso che possa rispondere alle vostre domande, se me le volete fare in diretta, in modo da far chiarezza. Senta, facciamo interloquire direttamente con Alice Lepore, perché quando lei ha detto non ho ricevuto, mi dispiace sia stato detto che non ho ricevuto nessuno, lei mi sembra che non fosse convinta di questo. È così, Alice? Io sono un po' in ritardo con l'audio, sicché mi scuserete se ritardo. Prego. Un secondo nella risposta. Certo. Allora, mi sembra di aver detto, però mi metto sempre in discussione in prima persona, che l'amministrazione, in questo caso l'assessore alla pubblica istruzione, in realtà non abbia dato delle risposte precise rispetto a questioni, ad esempio, tariffe comunali riferite al trasporto scolastico, alla mensa. Ecco, come dire, anche all'ultimo intervento pubblico, sebbene nella giornata, no? Del 18 di sabato scorso, comunque l'intervento pubblico che è stato fatto al presidio non ha dato neanche in quell'occasione delle risposte concrete. Ecco, la chiarezza, io probabilmente ho usato questo termine, facevo riferimento a una mancanza di chiarezza e una mancanza di comunicazione verso i cittadini. Dalpino. Ecco, e quindi io a quel presidio, me lo ricordo bene, purtroppo ho tentato di parlare, poi giustamente la concitazione della giornata era quella che era, da parte di chi giustamente protesta per diritti che tutti noi condividiamo. Sul discorso delle risposte delle tariffe è abbastanza semplice, ancorché drammatico. La legge, il testo unico, ci obbliga nei servizi a domanda individuale in un comune in gravi situazioni economiche e finanziarie o ancora di più di dissesto come il comune di Viareggio, i servizi a domanda individuale come il trasporto scolastico o le materne dei comunali devono essere coperti, e anche gli asili nido, almeno per il 36% delle spese. Questo per legge. Ora, io avevo tentato inizialmente di contenere, nonostante la difficoltà economica, di contenere i rialzi delle tariffe, perché sappiamo che cosa vuol dire, cioè vuol dire mettere in ginocchio gli utenti, perché il 36% da fare nel servizio di trasporto scolastico equivaleva a una retta per le fasce più alte superiore a 80 euro. Voi capirete che è fuori dal prezzo di mercato, perché fra un po' costa meno un taxi. Per quel che riguarda le materne, non era prevista nessuna tariffa per il comune di Viareggio, a differenza di altre città dove questa tariffa invece è prevista, ahimè. Sull'aumento delle tariffe, e il TAR del Lazio mi sembra che in questi giorni si sia anche esposto chiaramente, abbia chiarito la faccenda. Non è semplice aumentare le tariffe in corso d'opera e noi ricordiamo che il dissesto lo abbiamo dichiarato il 2 di ottobre. Quindi lì c'era un contrasto, un approfondimento di vedute tra me, il dirigente e il ragioniere capo, perché loro dicevano che queste tariffe andavano aumentate immediatamente,
diceva il Tuel, e io, che ora sono stato magari anche facile profeta, come ha detto il TAR del Lazio, dicevo che aumentarle in corso d'opera non era possibile. Quindi non è che non c'è stata chiarezza, era effettivamente una questione piuttosto complessa che andava approfondita. Dico anche due parole soltanto sulla statalizzazione. La statalizzazione, noi chiedevamo delle materne, era un modo per metterle in sicurezza, perché l'interpretazione più rigida, anche lì del TUEL, la diceva in maniera chiara, lo dice in maniera chiara, dice che i servizi a domanda individuale non sono un servizio obbligatorio del comune, e un comune in dissesto non è tenuto e non deve, pena un grave danno economico e quindi eventuale anche risarcimento da parte di dirigenti e amministratori, non deve dare servizi che non siano obbligatori, ma deve fare soltanto le cose obbligatorie. Questo è il passaggio reale, non è una situazione semplice, e non è una situazione semplice neanche per il commissario. Io spero che invece trovi il modo di approfondire la legge e dare le risposte giuste. Io mi sono anche andato a interessare in prefettura se era possibile, comunque nel contemperamento tra i vincoli del bilancio e i diritti dei ragazzi con handicap, al quale sono molto vicino perché io faccio l'insegnante di sostegno, il diritto ad avere gli insegnanti di sostegno. La ragioneria e il collegio dei revisori dei conti mi hanno risposto per scritto che questi non dovevamo assumere nessuno a tempo determinato perché ci era impedito in quanto in dissesto. Facciamo rispondere rapidamente Alice Lepore su questo chiarimento dell'ex assessore, poi dobbiamo chiudere questo collegamento, prego. Due parole, in 15 mesi credo, giorno più giorno meno di amministrazione Betti, si è arrivato in corsa dopo che è stato comunque dichiarato il dissesto, dopo che il 30 ottobre, come ha detto Traina, è molto vicino, e quindi siamo andati a lavorare sull'emergenza, quando in realtà una programmazione, una progettazione in questo senso forse avrebbe, se non altro, arginato i danni. Evidentemente non c'era, forse neanche a monte, è un'ipotesi che io mi faccio e mi chiedo come mai soltanto nelle ultime due o tre settimane è emerso così forte, così dirompente questo problema sui servizi educativi. Controreplica di Dalpino, poi chiudiamo il collegamento, prego. Se posso, le iscrizioni si fanno a febbraio, vengono confermate a maggio. Le ho detto che secondo me, e ora mi verrebbe da dire avevo ragione, non si potevano aumentare le tariffe o rifare tutto per questo anno scolastico, era una cosa che andava fatta per il prossimo, proprio per questi termini che c'erano. Il dissesto è stato dichiarato il 2 di ottobre perché la procedura, considerando tutto, chi è presente lo sa, aveva bisogno di tempi. Bene, grazie all'ex assessore Glauco Dalpino, buona serata. Grazie, buonasera, grazie. Allora, siamo veramente in chiusura perché abbiamo già sforato il nostro tempo, però vi leggo qualche messaggio dei tanti che sono arrivati proprio anche in questi ultimi minuti. Uno riguarda proprio il neocommissario del Partito Democratico Giuseppe Dati. Lo leggo così come è stato scritto: vi comunico che il signor Dati non può rappresentare il Partito Democratico in quanto nell'ultima assemblea comunale dello stesso è stato sfiduciato all'unanimità, non essendosi nemmeno presentato dopo la caduta del sindaco del suo partito. Cosa replica? Stupidaggini. E questa è la replica da parte di Dati. La rovina di Viareggio... Dovrei star qui, ma stupidaggini. Vabbè, non è capo né coda. Diciamo che smentisce tutto. Sì, no. La rovina di Viareggio è il personalismo, questo è un messaggio di Enrico. Buonasera, sono molto felice, stasera finalmente un movimento di cittadini in comuni fa sentire la sua voce con gran rispetto e molta intelligenza, e questo penso che sia un messaggio rivolto ad Alice Lepore. Perché Carnevale mai con Lucca Comics? Perché il Carnevale non collabora con Lucca Comics? Questa è una proposta che vi lanciamo, tra l'altro Lucca Comics
c'è il conto alla rovescia ormai perché inizia il 30 ottobre. Altra quindi proposta, basta con la politica che ha fallito, bisogna amministrare Viareggio con persone che hanno a cuore la sua rinascita, aggiungiamo noi quindi che non pensino magari a riconferme o a giocare appunto in vista delle elezioni. Per me il Carnevale e il Pucciniano devono camminare con le loro gambe come esempio Lucca Comics, ancora una volta, così si finisce di mungere dalla mammella comune. Quindi anche questa è una proposta della privatizzazione del Carnevale, in sostanza. Sul Carnevale siamo abbastanza d'accordo. Viareggio non deve fare cassa con i nostri bambini, ma serviva un commissario per la Fondazione Carnevale. Ricordo che sotto la presidenza Pasquinucci è stato l'anno record in 140 anni di corsi. Serviva un commissario per la Fondazione Carnevale. Risposta rapidissima, a iniziare da Traina. Ah, io penso di aver risposto già prima, sono convinto che non ce ne fosse bisogno. E se serviva una figura retribuita come questo commissario, avrei preferito un esperto di eventi, di marketing, di pubblicità, che affiancasse magari il presidente Pasquinucci, che secondo me ha lavorato bene. Sono d'accordo con Traina. Lei è sempre d'accordo con Traina? No, ha detto la stessa cosa di prima, io continuo a essere d'accordo. State lavorando per le prossime elezioni. Non cambio opinione di 5 minuti, insomma, credo. Ovviamente. Sono d'accordo perché era giusto che la Regione intervenisse in un momento di emergenza, meno male che è intervenuta, poteva secondo me evitare il commissariamento e poteva lasciare in carica il Consiglio di Amministrazione che c'era, o se voleva intervenire sul management doveva secondo me scegliere persone che avessero le competenze che dicevo prima. Quindi questa è una critica. Lei mi ha chiesto una risposta telegrafica, e sono d'accordo con lui, insomma. È una critica alla precedente amministrazione comunale. Non è che si può, voglio dire, che vuol dire una critica alla precedente? Perché non posso fare una critica alla precedente amministrazione comunale, ci mancherebbe altro. Le posso dire la mia impressione personale? Non mi sembra così disperato per quanto successo al comune di Viareggio. No, come, cioè, che vuol dire disperato? Io sono disperato per le condizioni dei cittadini di Viareggio, questo sì. Intendevo dire in ottica di partito, diciamo così. No, ma evidentemente in ottica di partito, se è arrivato un commissario vuol dire che qualche problemino c'è, è arrivato in comune, è arrivato anche nel PD, quindi insomma evidentemente qualche difficoltà c'è. E poi sono molto preoccupato invece per la mia vita personale, perché fare il commissario del PD a Viareggio significa, insomma... Beh, a Viareggio ormai di commissari sarà in buona compagnia. Sì, no, ho capito, ma io lo faccio per sport, insomma, ecco, non è che lo faccio di mestiere, quindi lo faccio per hobby, diciamo così. Questo invece è un messaggio relativo a quanto detto da Rossella Martina sul Carnevale. Usare i carri per 2 anni di seguito è come comprare 5 quotidiani dello stesso giorno e leggere la stessa notizia tutti i giorni. Questo è il messaggio che ci è arrivato. Forse è meglio ottimizzare le spese fisse dall'energia alla telefonia, che sono esagerate. Prendiamo questo messaggio come ce lo hanno proposto. Posso dire un telegramma? Prego. Va radicalmente ristrutturato l'apparato comunale. Sembra una cosa così grossa, sembra quello che si diceva prima, cioè fare tante promesse forti e irrealizzabili. È possibile fare... l'amministrazione di Leonardo Betti ha provato, seriamente a farlo? Non lo so, onestamente. Io penso vadano bene i prepensionamenti, non solo perché si risparmia 1.300.000 euro l'anno, ma anche perché... si tratta di prepensionare dirigenti che secondo me hanno delle responsabilità di primo piano nella situazione nella quale ci troviamo. C'è una struttura amministrativa nel comune di Viareggio che è stata lasciata sola per anni e anni, non si è riqualificata, non si è aggiornata, non è stata messa in condizione, non è stata controllata. Cioè io, quando lei mi dice, io non penso mica che si possa fare con un colpo di bacchetta magica, sia chiaro, però penso che questa sia una delle priorità fondamentali alle quali si deve lavorare. È più facile che lo faccia un commissario o un sindaco? No, è più facile che lo faccia della gente che sta lì degli anni e ci lavora degli anni, perché non è una cosa che si risolve in 3 mesi. Questo, se qualcuno dice che lo risolve in 3 mesi o anche in 6, è un ballista. Considerazioni finali, c'è soltanto il tempo per fare una breve battuta, iniziamo da Alice Lepore che non ha più parlato. Non si creda a Viareggio di fare cassa sulle famiglie e sui bambini. È quasi uno slogan elettorale questo. No, ci mancherebbe altro. No. Rossella Martina. Siamo tutti in grado di capire quali sono le priorità, credo che
mettere insieme delle persone che hanno ben chiaro quali sono le priorità e quali sono le cose da difendere a tutti i costi e quali sono invece le cose da rimettere in discussione sia fondamentale per poter ricominciare. Giuseppe Date. Penso anch'io che sia necessario un'assunzione di responsabilità diversa rispetto a quella che c'è stata negli ultimi anni, perché poi qui si sta anche, come dire, facendo le pulci all'amministrazione Betti, ma ripeto, non va dimenticato che l'amministrazione Betti ha ereditato dal passato una situazione disastrosa, sia dal punto di vista dei conti del Comune, sia dal punto di vista appunto del livello organizzativo dell'apparato amministrativo. Quindi si tratta di ricostruire con un lavoro faticoso, tenace, fatto da gente competente, onesta e disinteressata. Simone Traini. Io credo che innanzitutto dobbiamo proporci di essere dei bravi ascoltatori come politici, cioè ascoltare veramente le esigenze che vengono dal basso, dai cittadini, dalle famiglie, dagli operai del porto, perché è vero che l'amministrazione Betti aveva ereditato una situazione ben più drammatica di quanto ci si potesse aspettare, ma è anche vero che non ha saputo fare neppure quelle cose che erano a costo zero, ad esempio una proposta di regolamento delle concessioni portuali da portare all'autorità portuale. Adesso l'autorità portuale l'ha fatta indipendentemente, quindi da una proposta del Comune di Viareggio, e l'ha fatta senza un preciso indirizzo politico. E ad esempio il compito della politica oggi è ascoltare chi vive quella realtà e interloquire con la Regione, perché a questo punto è rimasto l'unico interlocutore che può ancora incidere su quella bozza di regolamento. Perché penso che sia una delle priorità l'occupazione. Per la città e senza abbattere quelle che sono oggi le rendite di posizione attraverso un regolamento che vada ad incentivare l'occupazione, gli investimenti e la gestione diretta delle concessioni anziché una gestione di subaffitto o di mero rimessaggio. Dobbiamo chiudere perché siamo veramente in vista del telegiornale. Vi ringrazio per essere intervenuti nella nostra trasmissione, ringrazio i telespettatori, sono arrivati moltissimi messaggi negli ultimi minuti ma non possiamo leggerli perché il tempo è scaduto. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie.